Ciao ragazzi, oggi volevamo fare un video, io e Valentina, visto che abbiamo sempre detto che l'Albania è uno dei possibili stati in cui magari andare a svernare una volta che saremo un po' più anzianotti, si spera, non tra tantissimi anni, visto che per la prima volta ci siamo venuti, ok, solo un giorno, però comunque ci siamo fatti delle idee, ci siamo informati su alcune cose le abbiamo provate di persona, abbiamo comunque parlato con della gente locali, il nostro affittuario, un po' di cose ce le hanno raccontate. Quindi volevamo fare un punto della situazione su cosa ci piace di questo paese e cosa invece non ci convince tanto. Vero Vale? Allora, ovviamente ci rendiamo conto che per capire un paese non basta un giorno, non basta una settimana, non basta un anno, probabilmente non basta neanche una vita. Però comunque sia qualcosina l'abbiamo colto, ecco. Poi magari nei prossimi giorni usciranno altre cose, perché ovviamente stiamo una settimana, quindi sì. Magari qualcosina scopriamo ancora. Sì, però intanto questi ci sono e sono quelli, alla fine ce li siamo scritti, abbiamo dei punti, dei pro e dei contro. Esatto. Valentina ovviamente farà i pro e io invece che faccio il bastian contrario mi occuperò dei contro. I pro e i contro sono di entrambi, cioè sì, ovvio, io dico per comodità i contro e lei i pro, però siamo d'accordo su tutte le cose. Assolutamente. Dai. Allora bando alle ciampe, ciampo le pampe. Bando alle ciance. Bando alle ciance e iniziamo. Allora. Sigla. Non abbiamo una sigla in effetti. No. Iniziamo allora. Dovremmo inventarla. Allora, comincio io. Io comincio con i pro, quindi una cosa che mi piace in assoluto è la similitudine con l'Italia. Innanzitutto c'è tantissima gente che parla italiano, veramente una cosa impressionante. Per dire, il nostro affittuario, siamo arrivati ieri sera, abbiamo sempre comunicato in inglese, poi arriviamo qui, good evening, poi ci guarda e ci fa: ah, ma Roberto, ma siete italiani? Allora parliamo italiano. E lo parla veramente bene, perché dice che lo studiano a scuola, guardano la TV, cioè comunque l'italiano è molto sentito. Ci sono anche tanti marchi italiani, c'è il Conad, c'è l'Intesa San Paolo, ho visto la Sterilgarda, quella di succhi di frutta, e al supermercato è pieno, zeppo di roba italiana. Siamo andati in un supermercato locale, come si chiama? Non mi ricordo, metto la clip comunque. Sì, è veramente spaventoso, in certi reparti, reparto biscotti, reparto cereali, reparto merendine, e sembra veramente di essere in Italia, è pazzesco, quindi mi piace un casino. E la gente è super amichevole. Possiamo dire che anche su quello assomiglia un po' allo stile Italia. Sì. Rispetto magari ai paesi nordici, alla Germania o altri paesi comunque dove la gente non è così calorosa. Esatto. Qui comunque parli con chiunque, almeno quasi con chiunque. Sono molto disponibili, anche l'affittuario, ad esempio adesso domani ci spostiamo ad Argiro Castro. Tra l'altro abbiamo scoperto che nei prossimi giorni torneremo a Tirana, abbiamo prenotato un altro appartamento sempre di questo ragazzo. E ci ha anche detto carinamente: ah, se in questi giorni avete bisogno per qualsiasi cosa, visto che siete in un posto che non conoscete, fatemi sapere, vi aiuto. Cioè, pazzesco. Tra l'altro adesso comunichiamo via WhatsApp, quindi è comodo anche quello. Ok. Poi, allora, vai. Cosa un punto, che non ci piace? Una nota dolente che non mi piace, che ho potuto constatare purtroppo. Piace. Soprattutto a me, che io sono molto su quello, molto vecchietto. Allora, io non sono abituato a dormire con i rumori. E ci siamo accorti in questo appartamento, ma è un problema penso di tutta la città, che c'è molto molto traffico, ci sono tante macchine, qui sono poco diffusi i mezzi pubblici, perlomeno a Tirana. Il grosso, comunque, ma poco alto. Sì, è comunque una città grossa, sono 1.200.000 abitanti quasi. Sì, non hanno metropolitana, non hanno tram, è pazzesco, treni pochi anche penso, non so. E tanti si spostano anche per via del clima favorevole, tanti si spostano con gli scooter, hanno anche macchine abbastanza vecchie, quindi anche abbastanza rumorose. E tipo ieri notte avevamo la camera che dava sul lato traffico, strada, stradone, comunque con le finestre chiuse il rumore arrivava forte in camera. Un'altra cosa che abbiamo notato è che anche l'aria che si respira fuori, so, quando si passa vicino a queste strade, non è delle migliori. Sì, abbastanza. È vero che Tirana è molto verde e questo è un punto a favore. Vero. Ragazzi, ma questo è un locale per mangiare, ma sembra una foresta equatoriale. Stupendo, e mi piace molto. Vero. Però effettivamente arrivano cattivi odori dovuti a macchine, scooter, mezzi vecchi, e quindi non è tanto piacevole. Esatto, questa cosa. Esatto. Su questo devo dire che sono meglio i paesi nordici, nettamente meglio la Germania, sicuramente meglio la Svizzera,
e tanti paesi che comunque hanno un trasporto pubblico efficiente, che comunque porta a far usare meno la macchina ai cittadini. Dico la verità, io stanotte ho dormito bene lo stesso. Io sono cresciuta a Torino, cioè fino a 11 anni vissuto a Torino in una strada abbastanza trafficata, e alla fine ti abitui, quindi per me è un po' come tornare all'infanzia, non mi dà nessun problema, cioè. Che cittadina, tra l'altro, neanche farlo apposta, se io giro, adesso abbiamo un microfono direzionale, ma se io giro si sentono tutti i rumori del traffico. Okay. E sta passando un'ambulanza, magari si sente anche in sottofondo. Mentre io per esempio posso dire che sono nato a Biella, la mia via è sempre stata tranquilla, è comunque una strada secondaria, ok, che magari il sabato sera quando era aperto il night comunque c'era un po' di casino, ma non tantissimo, perché comunque arrivavano solo le macchine a parcheggiare. Però di base non c'è molto traffico in quella zona e le vie trafficate a Biella sono altre. Vero. E quindi non è mai stato un problema. Anche in Germania dove ho vissuto non c'era molto traffico. A Orbassano da lei, in certi momenti magari al mattino, no, quando passava quel camion dell'immondizia sentivi, oppure quando usciva quello che andava a fare al mercato e teneva mezz'ora acceso il furgone, lo sentivi, ma non era così, no, fastidioso, era così, esatto. Qui mi sembra nettamente peggio. Ok, prossimo punto, però il cibo in Albania si mangia da Dio, almeno noi oggi abbiamo mangiato in un ristorante tipico e abbiamo mangiato veramente bene. Io ho preso il burani, che è un piatto con la feta e gli spinaci, una roba molto buona. È un contrasto un po' particolare perché feta, però devo dire che è buono. Lui ha preso un piatto misto, menù fisso, c'era il piatto con risotto, la carne, verdure. Matteo ha preso delle patatine e delle polpette, veramente tutto buono, niente da dire. Sì. Proprio, e anche in quantità giusta, alla fine abbiamo diviso un po', ma tanta roba. Sono curiosa di provare il pesce, perché io amo il pesce, adesso nei prossimi giorni, soprattutto domani andremo a Durazzo e mi piacerebbe mangiare un bel pesce, qualcosa di pesce, visto che è l'Adriatico e insomma si dovrebbe mangiare bene. E poi comunque ci sono tante influenze, per esempio si sente tanto l'influenza greca, turca, mangiano la baklava per esempio, ci sono anche influenze un po' arabeggianti nel cibo. E anche l'influenza mediterranea, perché ci sono gli influssi dell'Italia, che comunque è stata sotto il dominio italiano, e quindi ce la fa sentire un po' più simile. Sì, è vero. Quindi devo dire che sono d'accordo anch'io, il cibo è buonissimo, tra l'altro a colazione trovi croissant, trovi il caffè espresso come da noi, sì, fatto bene. Io stamattina ho preso il classico croissant e cappuccino, ti giuro, veramente sembrava di stare in Italia, niente di meno. Cosa che in Germania non c'è, cioè per esempio. Sì, è più difficile trovarne uno veramente buono. Davvero. Soprattutto i croissant li fanno tanto margarinosi. Non lo so, non mi piacciono in Germania. No. Cappuccino non ne parliamo. Ok. Quindi cibo siamo d'accordo. Approvato. Altra nota negativa, bella nota dolente, è il fatto che qui non usano l'euro. C'è un'altra moneta che si usa, ma questo di solito non dovrebbe essere un grosso problema, perché per esempio se vai in Norvegia hai delle, o in Svizzera, e hai comunque delle carte che non ti danno commissioni, non hai grossi problemi. Esatto. O comunque se cambi la valuta, ci sono comunque servizi che non ti danno grosse commissioni. Allora, la loro moneta è molto difficile da cambiare, cioè nel senso che io per esempio su Revolut non l'ho trovata, su Wise non l'ho trovata, e anche provando a prelevare, dappertutto ci sono commissioni. In aeroporto ho trovato 800 lei, che sono circa 8 euro. Ok, in aeroporto uno, no? Dice ok, ci sono anche da noi in Germania, no. E invece anche provando nelle banche locali, provando nella banca di Tirana, c'era l'Intesa San Paolo, anche giocando in casa dici, sì, comunque ti teleficcano queste 700 lei, sì, sì, di commissioni, che comunque sì, sono tanti, perché poi se uno preleva non so 100 euro ne paghi 7 di commissione, ti girano un po' le scatole. Poi il barista stamattina ci fa, ma c'è un'altra banca che dovrebbe applicare commissioni minori, Procredit. Non c'è verso, no, si pagano le commissioni, esatto, non c'è verso. Quindi diciamo che questa cosa non si scampa purtroppo, anche se uno ha una carta che non dà commissioni, come per esempio la mia carta di credito, e quindi è una rottura di scatole. Volendo ci sono delle alternative per aggirare questa cosa. Uno, portarsi tanti euro, e qui puoi andare nei locali, pagare in euro e farti dare l'eventuale resto in valuta locale, quindi anche un modo per raccimolare qualche soldo. E però il problema di questa cosa è che talvolta potrebbero fare problemi, potrebbero magari approfittarsene del cambio, magari
tu non sei tanto attento e ti danno del resto in meno. E poi un'altra cosa negativa è comunque doversi portare tutti i soldi, cioè viaggiare magari con 300-400 euro dietro, quindi con il rischio di perderli, di essere derubati, e comunque sia un problema. E un'altra cosa che ho notato e che è negativa è che qui usano pochissimo il POS, e qui mi ricollego al fatto che servono i contanti. Pagamenti col bancomat sono visti come cari per molti commercianti, e quindi per piccoli importi non te lo fanno fare. Per esempio, lei oggi è andata in farmacia, ha preso un antidolorifico per il mal di testa, che costava tipo 4 euro. 4 euro, mi hanno chiesto: si può pagare con la carta? No, è l'importo troppo piccolo. Perché anche il ragazzo di questo appartamento ci ha detto che dai 700 euro in su accettano il POS. Altrimenti è difficile. E mi ricollego anche a questo: i ristoranti paghi tranquillamente con la carta, almeno oggi abbiamo pagato con la carta, però ad esempio nei bar no. E cosa più assurda, secondo me, l'appartamento, abbiamo dovuto impagarlo in contanti. Eh sì. Cioè, perché noi non viaggiamo mai con tanti euro dietro, quindi neanche in euro c'avevamo il ieri porto. Ieri sera siamo arrivati, tra l'altro carinissimo sto ragazzo è venuto a prenderci in aeroporto, 15 euro, ok, faceva 76 euro tra appartamento e trasporto. Dovuto prenderci in aeroporto. E ieri sera, guardiamo, avevamo 30 euro solo. Allora fa: non vi preoccupate, pagate domani. E quindi oggi abbiamo dovuto prelevare, adesso l'abbiamo pagato in leche. Però assurdo, cioè. E questa cosa si era già successa a Napoli. A Napoli abbiamo dovuto prelevare una bella somma, tra l'altro. Non 50 euro, non molto 50, di più. Esatto. Sai, girare per Napoli con i contanti, dici, ma non è mai successo niente, però mi ricordo che avevamo dovuto pagare l'appartamento in contanti. Quindi su questa cosa sono indietro. È vero che si parla che l'Albania vorrebbe entrare nella comunità europea, cosa che probabilmente non succederà a breve, e quindi questo problema c'è ed è abbastanza fastidioso. Poi è vero che se uno vivesse qui magari ti scarichi un'app apposta, sì, che ho visto che c'è per cambiare euro in leche o per fare dei pagamenti direttamente, sì, però comunque serve una residenza qui, quindi sì, io da turista non posso farlo. Allora, altro pro, e poi si ricollega ai soldi, insomma, diciamo così, la cosa buona è che qui i prezzi sono bassi di base, non tutto naturalmente, cioè se vai al supermercato tanti prodotti importati dall'Italia costano una fucilata. Devi anche scegliere i posti giusti, per esempio ci sono supermercati locali, la roba costa meno. Qui c'è il Conad e il Conad costa tanto, però di base i prezzi sono bassi. Anche quanto abbiamo speso per mangiare, per dire? Abbiamo speso 20 euro circa, sì, circa in tre, prendendo un bel po' di roba, comprese le bevande e due espressi, cosa che in Germania e in Italia è assolutamente, sì, infattibile. Avremmo almeno speso 45-50, esatto, euro, forse anche di più. Esatto, per esempio il museo costava 400, no, quanto costava il museo? Qual è il museo? Bunker. Abbiamo speso una ventina di euro, forse anche lì. Vabbè, ma in tre comunque poco. Sì, in certi posti magari vai nel nord Europa, quindi 15 euro a persona. Il museo di Munch penso costi molto di più, per dire, a Oslo o Louvre a Parigi, quindi questo sicuramente è un vantaggio, e comunque la qualità della vita è buona, quindi qualità, rapporto qualità prezzo, cioè qualità della vita prezzi ancora buono, assolutamente. Sì, per noi che arriviamo da fuori, però ovvio, beh, che ovvio, per chi... sì, se vivi qui, tra l'altro gli stipendi sono bassi qui. Oggi abbiamo visto un annuncio di in un locale cercavano camerieri, 45.000 leche al mese, che sono circa 450 euro. Adesso io spero che fosse un lavoro part time, ma non se fosse un full time è veramente poco. Veramente poco, sì. Anche perché qui con 450 euro, con 45.000 lei che fai fatica. Appunto. Comunque. Quindi, cioè devi proprio stare in periferia, perché qui a Tirana i prezzi non sono economicissimi. Ce l'ha detto anche il ragazzo qui, dice i prezzi a Tirana sono sicuramente più alti che altrove. E per esempio mi aveva detto che gli appartamenti stanno, i prezzi dell'acquisto degli appartamenti, siamo sui 3.000 euro al metro quadro, quindi un appartamento di 100 metri quadri costa 300.000 euro, cioè però, non è proprio, no, propriamente poco, propriamente economico. Esatto. Ok, prossimo punto a sfavore, e su questo concordiamo entrambi, l'abbiamo visto ieri sera, è che purtroppo l'acqua non è sicura e non è potabile. Cioè, in teoria dicono, come ce l'ha detto oggi il ragazzo, ce la puoi bere, però poi in realtà non è così controllata, non è così sicura. Mentre in Italia, in Germania, per esempio in Norvegia,
l'acqua la bevi senza nessunissimo problema e sai che non ti verrà mai un mal di pancia, qui tutto questo non è garantito. Dicono per esempio in alcuni paesi di montagna eventualmente, magari comunque chiedendo alla gente, si può provare a bere, ma qui dicono nelle città di fare attenzione perché l'acqua viene prelevata dai fiumi, viene filtrata, pulita e tutto quanto, però non c'è fatta, non c'è fatta una vera e propria sterilizzazione, quindi può portarti a delle malattie, può portarti a dei mal di pancia. E io trovo che sia sgradevole il fatto che tu devi andare al supermercato e comprarti una bottiglia d'acqua perché non puoi bere l'acqua del rubinetto. È vero, non costa tantissimo, costa abbastanza poco, una bottiglietta d'acqua costa magari anche da un litro e mezzo costa 50-60 leche, che saranno 50-60 centesimi, però comunque devi sempre comprarla, inquinare, comprare plastica, portartela a casa, comunque con un bel peso, è sempre una scocciatura. Io trovo che sia tanto bello bere l'acqua del rubinetto, noi in Italia e in Germania la beviamo e mi spiacerebbe dover iniziare a comprare le bottiglie d'acqua. Tra l'altro ieri sera io convinta riempio la borraccia, ho bevuto due sorsi perché poi non... Anche io? E poi lui mi fa no ma non berla, allora l'ho svuotata e da lì bottiglietta di plastica. Per adesso non ho avuto problemi, poi erano due sorsi, non è che non lo so, sì. Per adesso... Cioè, io ieri sera ho avuto un po' un attacco, sono andato in bagno un bel po', però non è difficile che sia così diretto. Non credo. Però bisogna vedere nei prossimi giorni, perché poi mal di pancia magari te lo becchi un giorno o due dopo, sì. Nel caso, quindi... Vedremo. Questo è un punto a sfavore. Un altro svantaggio che mi è venuto in mente è il fatto che, e l'abbiamo provato ieri, purtroppo qui siamo fuori dall'area UE e quindi da tutti quei problemi con la moneta, il cambio e tutto quanto. Ma soprattutto l'area Schengen. Ragazzi, ma quanto è figa l'area Schengen? Altro che fare tutti questi controlli dei passaporti. Quindi arrivi, controlli i passaporti, vai via, controllo passaporti. Quando siamo andati in aeroporto Berlino ci hanno controllato i passaporti perché ovviamente vai in area non Schengen, quindi te li controllano già. E tra l'altro il controllo passaporti è abbastanza lento. Se... c'è un eventuale controllo più veloce fatto da un macchinario, però per i bambini non è possibile farlo e quindi devi andare nella fila e farti tutto. Esatto. Avremmo almeno perso 20 minuti ieri. Buoni 20 minuti buoni tutti. Quindi immagino noi in futuro che magari volessimo viaggiare da qui, tutte le volte che vai e torni devi farti questo controllo passaporto. Che è un po' una scocciatura. Anche se poi uno fosse eventualmente residente, non sei comunque albanese. No, quindi comunque è il passaporto italiano, quindi devi comunque... È vero, non è un grosso problema, però sono comunque quei 20 minuti che perdi tutte le volte. E in burocrazia. Tra due poliziotti mi ha beccato il più lento, ci ha messo una vita. Vero, vero. Però ce l'abbiamo fatta. O magari quello che controllava più accuratamente. Non lo so, l'altro era più sbrigativo, non lo so. Comunque niente. Allora, ovviamente queste erano le nostre impressioni il primo giorno. Siamo a Tirana, ovviamente... L'Albania non la conosciamo così tanto, si conosce un paese in un giorno. Nei prossimi giorni vi gireremo un po', nel senso che domani affittiamo la macchina e andiamo a prima Durazzo sul mare, visto per vedere, per dire abbiamo visto il mare, e poi ci spostiamo a sud ad Argiro Castro, che peraltro è un sito UNESCO, quindi dovrebbe essere molto bello. Stiamo lì un giorno o due, poi torniamo su a Tirana. Metteremo anche un altro video sulle spese della giornata, del primo giorno, giusto per capire un po' quali sono le spese in Albania, e vi metteremo anche le spese dell'appartamento, di quanto ci è costato questo primo appartamento per questi due giorni. Sì. E boh, questo è quanto. Io quindi penso che sia un video interessante, perché poi ci sono anche tante persone interessate all'Albania. C'è altro, ci vengono tanti pensionati, quindi è un paese tanti, che ha... tanti albanesi sono in Italia, siamo simili come popoli, quindi insomma siamo abbastanza affini. E noi siamo contentissimi di essere qui. Tra l'altro domani è un anno che siamo sposati, quindi festeggiamo il nostro anniversario di matrimonio qui. La prossima settimana qualcuno compie 40 anni. chissà chi è, il giovanisco, ecco. E quindi niente, sarà un po' di, non so, un viaggio di festeggiamento, quindi nuovo stato sbloccato, siamo contenti. Adesso andiamo a mangiare, quindi vi salutiamo, vi ringraziamo di averci seguito. E se il video vi è piaciuto lasciateci il solito like, iscrivetevi al canale. Siamo curiosi di sapere la vostra, cosa ne pensate di questo paese, se già lo conoscete, cosa ne pensate di quello che abbiamo detto. E a noi fanno sempre piacere i vostri commenti, io li leggo tutti e magari a volte rispondo dopo alcuni giorni. È vero, ammetto che sono un po' lento e un po' pigro alle volte. Molto grande. Però aspetto che siano magari tanti per poi rispondere tutti insieme in modo da non perdere sempre. Comunque niente, seguiteci e ci vediamo al prossimo video.
E noi ci vediamo. Dall'Albania. Ciao. Ciao.